Ciui e bentornati sul canale. Oggi video Get Ready With Me in cui realizzo questo make up che mi piace da morire, ragazzi, veramente tanto. Quindi se piace anche a voi e volete sentirmi blaterare un pochino di robe, patenti, trasferimenti, cose, continuate a guardare che io vi lascio al tutorial. Eccoci amici, questo Get Ready With Me inizia senza base per la vostra felicità, perché mi chiedete sempre, sempre di farvi vedere come metto il fondotinta, anche se non cambia poi molto. Comunque sono ben felice di cominciare così, così chiacchieriamo di più. Ho già idratato la pelle e ho anche già applicato un primer. Attualmente sto usando questo qui di Becca, che è il First Light Priming Filter, che è praticamente un primer illuminante. Infatti vedete che sono bella illuminata, è un primer illuminante e idratante, sembra di mettere dell'acqua, ha una consistenza in gel, ha questo colore qui, però è molto, cioè non si vede una volta applicato, e questo colore servirebbe per cercare di illuminare la pelle e correggere leggermente, proprio a livello di color correcting, il colorito spento. Io non noto questa cosa sinceramente, però mi sembra che dia un cicinin di idratazione e a me piace. Non è tra i miei primer preferiti, ecco. Mi avete chiesto tantissimo di farvi sapere com'è andata poi con questo. Questo me l'avete visto utilizzare in uno degli ultimi Get Ready With Me. Insomma, se non sapete di cosa sto parlando, è un dopo barba. Che però dicono che sia ottimo come primer, perché proprio la base si attacca tanto al viso e il fondotinta si applica 2P da Dio. Però sì, cioè nel senso, lo avvertite che il fondotinta si attacca meglio, la durata è anche abbastanza buona, però ragazzi io non riesco ad andare oltre all'odore perché sa proprio tanto di uomo. E una volta mi sono un po' spaventata perché ero per strada e facendo un movimento mi è arrivata una folata di uomo, di prodotto da uomo, ecco, e mi sono chiesta: cacchio, ma sono io? Cioè si sente? Nel dubbio non l'ho più usato. Insomma niente ragazzi, non riesco ad andare oltre a questa cosa, quindi viva i primer normali, yeah, a posto. Basta, sono già passate 3 ore, partiamo subito con la base. Voglio utilizzare il solito amato Luminous Silk di Giorgio Armani e lo voglio miscelare al posto del fluido di Burberry, che sapete che amo, adoro, lo miscelo sempre, mi dà proprio luminosità e fa anche un po' effetto primer. Sto cercando un'alternativa perché costa veramente tanti soldi, mi chiedete sempre, a volte non si trova, e sto provando a miscelare il fondotinta al Born to Glow, che è un primer di NYX Cosmetics, NYX Professional Makeup. Ce la faremo, Carlotta, a imparare le cose. Che è un primer illuminante. Io l'ho già provato un po' di volte, il risultato c'è, nel senso che la base risulta molto luminosa, però non c'è tutta quell'azione di andare a sfinare un attimo la texture del fondotinta come invece fa il fluido di Burberry, e che adoro anche per questo, perché la texture non cambia, o meglio cambia leggermente, nel senso che diventa un filo più appiccicaticcia con questo. Quindi l'azione mi sono accorta che non è la stessa, però avete un filo di base illuminata, ma il fondotinta non si, come si dice, la texture del fondotinta non diventa più fina come il fluido di Burberry. Vi faccio vedere di cosa sto parlando. Quindi shakerò il mio fondotinta, faccio una pompetta e mezzo, ci metto anche una goccia, ma neanche meno di una goccia, del Wet n Wild Photo Focus nella tonalità Golden Beige, perché la tonalità numero 2 del fluido di Giorgio Armani è un filo chiaretta, e quindi vado proprio a sporcarlo di una, cioè vedete, non so neanche se lo vedete, è proprio un cicinin, per scaldarlo leggermente. E poi al posto del fluido di Burberry che uso sempre metto una goccia del primer, miscelo tutto e poi applico il mio fondotinta con il pennello. Già all'applicazione sentite che è diverso, perché scorre molto col fluido di Burberry, proprio perché va a rendere più liquido e più fina anche la formula. Qui sentite che, non dico che vi fa un po' di resistenza, però avendo applicato un primer chiaramente potete immaginare che siano diverse le cose. Io ragazzi per queste occhiaie non so più cosa fare, sto cercando in tutti i modi di accettarle.
No, vabbè, aspetta, scherzi a parte, nel senso, io le occhiaie ce le ho, punto. Sempre avute, posso dormire anche 4 giorni di seguito, non cambia niente. È proprio una cosa mia congenita e dipende anche dal fatto che non so se riuscite a vedere, però proprio l'osso e quindi si creerà sempre, guarda, così, si creerà sempre un'ombra. E l'unica, ragazzi, è o fare mettere 400 kg di correttore come faccio io. Se no, ragazzi, ci sarebbe il filler sotto gli occhi. Mi sono anche fatta spiegare come si fa. Praticamente ti... non è che ti fanno la puntura qui. Ti infilano una cannula qua. Mi sta venendo a vomitare solo a dirlo. Una cannula qui e ti iniettano il filler poi sul contorno occhi, nell'occhiaia. E avrete... cioè, io nel caso avrei il solco più riempito. E essendoci una cosa fra i... qua, cioè fra l'interno e la pelle esterna, perché andiamo a mettere un filler, si dovrebbe vedere meno anche l'occhiaia, si dovrebbe attenuare. Però sinceramente a me fa un po' impressione. Ci ho pensato, è una cosa a cui ho pensato, mai dire mai, magari un giorno la farò per provare, perché a me piace provare le cose. Però l'idea appunto di sta cosa, di sta cannula, non lo so. E poi ho sempre paura che diventi molto fake, perché comunque se mi guardo, cioè se mi guardate così si vede un po' di dimensione, se non c'è niente tra l'occhio e la guancia sembro tipo gonfia e fa effetto bambolotta. Cioè, non lo so, sinceramente. Non ho guardato molte foto di prima o dopo, però mi fa un po' impressione la cosa. Però, boh, che bene che sto con i capelli messi così. Allora, amici, questa è la base con il magico mix. Vedete che comunque c'è dimensione, c'è uno sheen. Mi piace, la texture non è quella a cui sono abituata io. Se non volete spendere dei soldi, sappiate che c'è questa opzione. Quindi ad esempio io vi ho consigliato questo di NYX Professional Makeup, però un primer luminoso, potete fare dei test tipo piccoli chimici, c'è da dire che non avrete lo stesso risultato che avete e che ho io, quel fluido di Burberry che io continuo ad adorare. Adesso vi prego, fatemi cancellare queste occhiaie sempre con il Pro Longwear Concealer di MAC. E poi illumino con il Fair dello Shape Tape. Mi chiedete sempre dove l'ho comprato. Io l'ho comprato a New York, però si trova anche online, non mi ricordo in che sito. È un sito inglese, forse QVC. Per fissare il contorno degli occhi faccio un leggero soft baking, quindi non metto 100.000 kg di cipria e utilizzo questa cipria libera di Debbie che mi sta piacendo un sacco, sto facendo un casino, che è la Powder Experience. Ce ne metto proprio, cioè cerco di togliere l'eccesso, insomma, sembra tantissima raga, non lo è, e picchietto qua. Cioè non faccio i polveroni enormi, ecco, già non ho messo un po' di più, in modo che si assorba e la lascio lì. Nel frattempo poi fisso tutta la base, utilizzo questa cipria qui di Shiseido con un pennello duo fibre, in modo da applicare meno polvere possibile sul resto del viso. Adesso tolgo l'eccesso di cipria, faccio le sopracciglia e torno. Io non so ancora bene cosa faremo, però vorrei tanto, anzi che vorrei, perché che ce l'ho qui e ho detto che la voglio usare, la Love You So Mochi di NYX Professional Makeup, che è appunto della nuova collezione e voglio utilizzare quella coi toni neutral. Sul mio Instagram ho fatto anche un look utilizzando quella dai toni Electric. Ragazzi, io non so, a me piace, cioè devo dire la verità, ho provato solo alcuni colori, mi piace, ha appunto questa consistenza mochi, è morbida, cioè voi potete affondarci il dito, non so se vedete che c'è l'impronta. Io li trovo molto 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 divertenti e molto versatili. Ho provato anche questa qui e mi sta piacendo, adesso la usiamo insieme. Ovviamente ragazzi c'è un colore che non è neanche opaco perché è leggermente satinato e il resto sono tutti sbrillantosi, quindi sono ottimi secondo me anche da usare come top di qualcosa. Essendo questa palette solo di toni praticamente molto sbrillosi, avrò bisogno di qualcosa in supporto, qualcosa di opaco, quindi
Io volevo tanto utilizzare questa, ragazzi. La parte Saint, visto che nell'ultimo video con questa palette mi è uscita tutta la parte Sinner, chissà come mai. Però sì, non ho un colore di transizione neanche qua. Diamo un'ombreggiatura nella piega con questo mix di ombretti dalla Naked Basics. Un mix tra questi due ombretti qua, li mettiamo così, spadaffiati nella piega, eccetera. Ragazzi, ultimamente sto facendo una vita molto frenetica perché il trasferimento è dietro l'angolo, infatti casa mia si sta riempiendo pian pianino di scatole. Quando ho tempo, quando posso, comincio, perché fra poco è ora. Che palle i traslochi, ragazzi. Cioè, io veramente... Poi ho letto in effetti che i traslochi sono una delle cose più stressanti nella vita. E in effetti sì, tanto io ho cercato di accumulare il meno possibile negli anni, ho sempre cercato di fare cernita delle cose che non mi servono, ma riempiendo i primi scatoloni mi sono resa conto che invece ci vorranno tipo 10.000 scatoloni. L'altro giorno sono andata all'IKEA a comprare le cose che mi mancavano, abbiamo ordinato degli altri mobili per la casa. In tutto questo sto appunto continuando a fare le guide e, ragazzi, i parcheggi, ma questa è una cosa ovvia, sono veramente ostici, solo che il mio istruttore mi sgrida, mi urla e mi sgrida, quindi io mi intesisco ancora di più e faccio puttanate e non capisco, io che cerco di ragionare, capire come devo fare. Secondo me, perché adesso, non per fare la figa, però è vero, mi vede sgamata mentre guido. Ovviamente faccio i miei errori e faccio le mie cappelle, eh. Non è che sono Hamilton, però insomma mi vede sgamata nella guida e quindi pensa che anche i parcheggi mi arrivino così, ma assolutamente no, ragazzi, no. E quindi mi sgrida, mi urla e io mi intesisco ancora di più. Infatti vi giuro, questa settimana ci sono andata il lunedì mattina, che era già traumatico. Ero tornata la sera prima da Sanremo, dove praticamente non avevo dormito. Ho dormito malissimo anche tra la notte, tra domenica e lunedì. Lunedì mattina mi viene il ciclo, vado a scuola guida, lui che mi urla. Io vi giuro, a un certo punto ero seduta lì così, ferma, parcheggiata, male, che non sapevo più cosa dire, cioè non è che mi veniva da piangere, però veramente non sapevo neanche più cosa rispondergli, cosa dirgli, come giustificarmi, come ragionare, cioè vuota, vuota, vuota. Sono tornata a casa, ho detto basta. Poi è stata veramente una giornata terribile lunedì, perché sapete quando tutto può andare storto e va storto? Ecco, tipo un esempio, stavo uscendo per andare a scuola guida e frullato lo vedo lì che mi guarda e mi stava pisciando sul tappeto. Adesso prendo un pennello da sfumatura e prendo questo colore qui, che mi piace un sacco, questo qui, e lo metto su tutta la palpebra. Quindi in sostanza io arrivo a casa alla sera che ceno, proprio cercando di fare cose zero sbatti, perché non c'ho voglia, non c'ho tempo, aiuto, non vedo l'ora che finisca la giornata. Finito di sparecchiare e di lavare i piatti e tutto, mi prendo il mio computer e mi metto in pigiama e mi ficco a letto e continuo nel mio tunnel di How to Get Away with Murder. Sono indietro, ragazzi, sono indietrissimo, cioè indietrissimo non è vero, perché sono alla terza stagione, praticamente a metà, poco meno di metà. Tra l'altro lo sto guardando, pur essendomi spoilerata già ancora prima di cominciare la seconda stagione, mi sono spoilerata accidentalmente il finale della terza. Sono belle cose, sono cose gradevoli. Io praticamente mi ritiro lì e mi guardo questa serie, che io dico sempre, perché credo che sia giusto come paragone, è sempre molto Rai 2, sempre più Rai 2, NCIS, quelle cose lì, quelle robe lì, però adoro, cioè mi piace proprio tanto, è proprio il mio guilty pleasure. Ha un po' dei vibe alla Beautiful, quindi non può non piacermi. Con un altro pennello da sfumatura prendo questo colore qui, che si chiama Sacred Heart, proprio un pizzico perché non so quanto scuro sia, e lo sbatto bene proprio per dare giusto una sfumatura e una leggera continuità. Adesso prendo un altro pennello da sfumatura e prendo Crucifix, che è questo colore qui, marrone, molto easy, e lo metto un pochino nella piega perché così proprio non andiamo da nessuna parte. Un'altra cosa che sto seguendo, e non so se ve ne ho già parlato, The Assassination of Gianni Versace, ragazzi. Cioè, se non lo state seguendo, state veramente facendo un peccato mortale,
perché è bellissimo. Sono un po' indietro, cioè mi mancano un paio di puntate da recuperare, ma lo sto veramente amando. È bello con un feel un po' pacchiano. Non so se lo state seguendo anche voi, però le location, la bravura degli attori, ragazzi, hanno preso un Gianni Versace che è identico, identico, l'attore è identico al buon Gianni. E poi, vabbè, Penelope Cruz. Che gli vuoi dire a Penelope Cruz, ragazzi? È di una bravura pazzesca, è impressionante. Io non so... Cioè, no, io non so, è un'attrice pazzesca. È riuscita a prendere dei tratti di Donatella Versace e proprio esaltarli, e ci è riuscita tantissimo. Lei è proprio mega, 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 mega credibile. Ma tutti in realtà. Ragazzi, io non so cosa sto facendo in tutto questo. Matita nera all'interno dell'occhio, uso il Metallic Eyeliner metallizzato appunto di NYX Professional Makeup. Devo farci la punta, che è una matita nera metallizzata, mi spiegavano. Infatti all'interno ci sono dei glitterini che non danno fastidio. Io non so quando caricherò questo video, però io lo sto registrando a San Valentino. E stavo pensando una cosa. In questo periodo di cambiamenti, cioè io mi sto trasferendo, sto andando a convivere di nuovo, insomma, stanno cambiando tante cose di nuovo nella mia vita, e tra l'altro tutte davanti al mio canale, quindi voi siete sempre al corrente di tutto. Siccome mi mandate messaggi, io li leggo, non riesco sempre a rispondere a tutti, ma li leggo, su come hai fatto, come è stato passare da una relazione lunga, come sei stata da single. Tante ragazze sono state lasciate e vogliono magari qualche consiglio su come affrontare quella fase della vita. Se volete, io stavo pensando di fare un video sulla singletudine. Dirvi come l'ho vissuta io, cosa ho imparato da quel periodo e insomma un po' di cose di questo genere, visto che veramente tanto spesso mi chiedete, mi vedete bene, mi vedete felice e volete sapere un pochino qual è stato il mio percorso. Se volete ne parliamo in un video a parte, proprio chiamato singletudine, tipo essere single, io come l'ho vissuta, cosa ho imparato, eccetera eccetera. Sotto metto Crucifix qui e qui Sanctuary, che è questo marrone qui che però ha un leggero sheen. Ora, fun part, i glitter. Voglio usare questi qui di NYX Professional Makeup, che sono in questo stack qui, vedete? E voglio utilizzare questi qua centrali, che sono proprio dello stesso tono dell'ombretto che ho utilizzato qui. Fanno proprio parte di un trio, quello di Gold, Copper and Ruby. Io presumo di utilizzare il Copper, che è questo qui. Prima di tutto colla per i glitter. Sì, io già l'ho detto. Questa qua è di NYX, sempre non l'ho mai provata. Speriamo, ben. Inclino un po' la testa per evitare fallout. Mi armo anche però di un fazzoletto. Nice, nice. Questi glitter sono grossini, infatti adesso che ho letto bene c'è scritto Face and Body. Giustamente, essendo Face and Body, saranno un filo più grossi. Così non mi fa impazzire, poi cerchiamo un modo per capire cosa fare. Allora, il fatto che siano così grossi, adesso sventolo per cercare di far andare via quelli che non sono attaccati bene, lo faccio sempre ragazzi, non sono, cioè sono anormale, sì sono anormale, però è un metodo che funziona. Il fatto che siano così grossi e si sono attaccati così sparsi, ecco, mi crea un risultato che può non piacere. Io lo trovo messy, proprio incasinato, non è male, devo capire. Per riempire un pochino di buchi, voglio provare, ragazzi, potrebbe diventare una pataccata sto trucco, se già non lo è già, ad aggiungere questi qua, che si chiamano Catcall e sono di Urban Decay. Sono rosati. Vediamo cosa accade. Ce li... vedete cosa faccio? Ce li piazzo proprio così per creare più dimensione. È una specie di bicolor. Sapete che mi piace un botto quello che sto facendo? Ragazzi, i glitter sono sempre un macello da far venire fuori, però vi assicuro che il risultato è molto bello. E la sottoscritta ci ha visto giusto once again. Però vedete, non faccio troppe strisciate, proprio picchietto, perché si devono andare ad infilare in mezzo a quegli altri. Questo marrone, senza caricare troppo il pennello, anzi, cioè col pennello sporco,
butto indietro la testa, vedete? E faccio così, in modo da creare e portare un po' di quella sfumatura anche lì, vedete? Adesso faccio il mio eyeliner. Se voi non volete fare l'eyeliner, quello che vi consiglio io, invece di applicare il mascara e basta, è di, con una matita nera o marrone scuro, andare proprio alla base delle vostre ciglia. Dovete avere una matita morbida, alla base delle vostre ciglia, e con un pennello tipo anche di questo genere qui, quindi piccolino, lo andate a sfumare e creerete un effetto smoky, però senza appunto la coda di eyeliner. State però attente di cercare di farlo solo dove non avete messo i glitter, perché altrimenti vi andrete a spantegare tutto. Una volta che mettete i glitter, basta. Non potete andare lì a grattare, a sfumare con l'eyeliner. Quello che farò io nella parte dei glitter è andare non a tirare, ma stampare. Non mettere le ciglia finte con questo look, credo che sarebbe un delitto. Quindi utilizzerò le Noir Fairy Light di House of Lashes, ragazzi, le amo, queste sono tra le mie preferite, e ogni volta che le metto mi viene chiesto: mio Dio, ma queste ciglia finte cosa sono? Sono stupende. Tra l'altro ho provato anche quelle di Mulac e le sto usando, tipo le Drama Queen e le cerbiatta, mi piacciono molto, solo che sono di quelle ciglia finte che noi qui a casa Pandemonium diciamo che sono quelle che ti coprono tutto. Infatti una volta le ho anche messe per un tutorial, solo che poi le ho tolte perché mi aveva coperto tutto quello che avevo fatto e quindi non aveva praticamente senso. Le metto spesso, magari, che ne so, sabato sera o insomma quando vado a ballare, perché ci stanno un botto. Ciglia finte messe, mascara messo sia sopra che sotto. A me queste ciglia finte, ragazzi, piacciono da impazzire. Ovviamente se volete metterle uno, e se volete qualcosa di molto naturale, vi faccio vedere queste che praticamente metto quasi ogni giorno, perché come lunghezza sono lunghe più o meno come le mie, però mi vanno a dare giusto infoltimento, quindi sembrano veramente le mie ciglia, solamente un po' più cicciotte, e sono le 120 di Ardell, veramente belle. Passiamo al contouring, ragazzi, non faccio niente di nuovo, solita palette Shade and Light di Kat Von D, cialda più chiara per creare un po' di dimensione. E niente, ragazzi, quindi così. Da un lato sono molto felice per Frulli, per il trasloco, e non vedo l'ora che sia in casa nuova il mio amburino Frulli, perché lì c'è il terrazzo, può giocare. Qui a casa mia, cioè, io sono passata da una casa col terrazzo ad una casa senza terrazzo e mi sono sempre sentita un po' una merda, perché non ho potuto dargli lo stesso ambiente di prima, e adesso finalmente potrà correre e giocare fuori. Il terrazzo è anche molto grande, quindi sono molto felice per Frulli. Cialda più scura, andiamo a dare un po' di intensità proprio giusto qui. Sto andando velocissima, ragazzi, perché la batteria fra poco ci saluta e io vorrei tanto finirlo questo video. Ragazzi, perché sono così scema? Non lo so, a volte me lo chiedo, perché sono così scema. Sto fiate contouring anche al naso, perché bisogna fare un fiappi fin. No, in realtà mi piace molto il mio naso, cioè aggiungo proprio un po' d'ombra così a caso, perché col fondotinta e tutto magari appunto un po' si toglie le prospettive, le ombre cambiano, con il fondotinta vai ad annullare l'ombra, quindi andiamo solo a riportare un attimino. Come blush voglio usare questo qui di questa palette di NARS, il blush si chiama Lovesick, la palette è questa, era una limited edition, il blush è questo qui, un corallo luminoso. In videocamera sembra sempre che io ne abbia messo una barca, invece no. Mi chiedete ogni tanto anche perché non si vede il blush che utilizzo, perché io cerco di stare bella indietro. Lo sfumo bene nel contouring, quindi in modo da dare un effetto abbastanza sfumato del tutto. Illuminante, mi dispiace, anche questa era una limited edition, ma come vi dicevo nel video vecchio, quello dei preferiti dell'anno scorso, Now's the Time di Urban Decay è molto simile, anche se ha un kick in più, però è molto simile a Sin, sempre di Urban Decay. Quindi se non avete questo, cioè, capite perché è uno dei miei blush, blush illuminanti preferiti di sempre. Guardate che bello,
Mamma mia. Sulle labbra ho qui il mio love kit di Nabla. Non so veramente cosa mettere. Potrei optare per un rosso, solo chiaramente, cioè no. Mi sa che metterò il nude, che è Blair. Blair? Blair si riferisce a Blair Waldorf. Non c'entrava una mazza. Facciamo che il love kit lo usiamo un'altra volta. Oh god. E adesso famo un cambio. Utilizzerò questa tinta qui di Sephora, rossetto liquido, scusatemi, che è il numero 39. Decisamente meglio. Ragazzi, il make up finito. Io spero tantissimo che questo Get Ready With Me vi sia piaciuto. Fatemi sapere se vi piace l'idea del video singletudine, quindi consigli da dispensare, no, però vi posso dire la mia esperienza e possiamo chiacchierare un pochino. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi un bel like, iscrivetevi al canale, condividete il video, azionate la campanella, insomma, fate tutto quello che volete, soprattutto lasciate dei commenti, perché sennò come si interagisce? Io vi mando un bacio gigante, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima. Ciao!